Anziani e fragili, una volta dimessi dall'ospedale, avranno finalmente una rete di assistenza appropriata sul territorio, presso il loro domicilio, attraverso le RSA o altre strutture dedicate. È un modello organizzativo denominato AGICOT, un progetto finanziato con 1.100.000 euro dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo e che vede l'ASL di Teramo, prima azienda abruzzese, dove sarà realizzato. Nel definire la progettualità, preziosa è stata anche la collaborazione dell'Università di Firenze. Un progetto importante che aiuterà il paziente una volta uscito dall'ospedale. Ecco, come sarà sostenuto? Sì, questo è un progetto finanziato dal Ministero, un progetto regionale che vede l'ARS di Teramo come prima sede sperimentale e poi sarà spalmato anche su tutte e tre le altre ARS. Progetto fondamentale perché si concentra sulla presa in carico del paziente dopo le dimissioni dall'ospedale e quindi che è la famosa integrazione tra ospedale e territorio. Seguiremo i pazienti sia a domicilio sia attraverso l'assistenza domiciliare ma anche nelle strutture protette nell'RSA. Ci sarà la presa in carico attraverso un'unità di valutazione e attraverso un'equipe multidisciplinare. È importante perché la vera innovazione della rete territoriale sarà proprio questo, è questa forma di sperimentazione che noi abbiamo messo in atto, una rete territoriale che attraverso il DM71 e attraverso il PNR si concentrerà proprio su questi livelli che presentiamo con questo progetto. Nel corso della presentazione a Teramo del progetto AGICOT è stato ricordato inoltre come l'Abruzzo sia tra le regioni italiane con il maggior numero di anziani. Questi pazienti spesso occupano posti letto in ospedale per lungo tempo perché non c'è nessuno che possa prendersi cura di loro in famiglia. Questa nuova rete di assistenza territoriale farà in modo che negli ospedali ci sia maggior capienza per gli acuti.